Vivere in una baraccopoli significa affrontare sfide e difficoltà inimmaginabili. Povertà, malnutrizione, abusi e violazioni dei diritti umani rappresentano la quotidianità per i 3 milioni di abitanti dell'Islam di Nairobi, in Kenya, dove Alice for Children lavora da 15 anni. Le baraccopoli sono grandi agglomerati urbani alla periferia della città, distese immense di baracche di lamiera da pochissimi metri quadri, composte spesso da una sola stanza, senza nemmeno un bagno perché manca la rete fognaria, senza acqua corrente o elettricità regolare, dove i diritti di tutti, ma soprattutto dei bambini, vengono violati ogni giorno. I bambini dello slum non vanno a scuola perché le famiglie non possono permettersi di pagare le tasse scolastiche. Non solo, a causa dell'estrema povertà in cui vivono, i bambini sono costretti a lavorare per contribuire al bilancio familiare. Migliaia di loro lavorano nella discarica di Dandora, raccogliendo rifiuti di ogni tipo a mani nude per poterli differenziare, pulire e rivendere per le strade della baraccopoli. Un lavoro che mette a rischio la loro salute, la loro incolumità e il loro futuro. Senza quei pochi euro al giorno che il lavoro in discarica garantisce, sarebbe impossibile avere cibo a sufficienza per sopravvivere. Ma non è soltanto la povertà ad influenzare la vita di un bambino nelle baraccopoli. La sua situazione familiare è spesso molto compromessa. La mancanza di uno o di entrambi i genitori è purtroppo molto comune. L'alcolismo e la tossicodipendenza sono tristemente diffusi, e questo si ripercuote sui bambini e sul loro rapporto con familiari e genitori. Spesso un bambino assiste ad abusi e violenze, o peggio li subisce, anche in tenera età. Questo causa gravi danni al suo sviluppo psicologico e crea un circolo vizioso. Un bambino cresciuto in un contesto così violento, se non viene aiutato, diventerà un adulto che perpetrerà le stesse violenze o ricadrà nelle stesse dipendenze. Anche la mancanza di cibo impatta gravemente sulla vita di un bambino nello slum, specie se è sieropositivo o soffre di anemia falciforme, due malattie croniche che colpiscono migliaia di persone nel contesto delle baraccopoli. Malattie che possono essere tenute sotto controllo, ma che necessitano di cure mediche costanti e di una dieta bilanciata, impossibili da permettersi per chi vive con meno di 10 euro al giorno. Questa è la vita che migliaia di bambini e bambine affrontano ogni giorno. Questo è il contesto in cui cercano di crescere, nonostante tutto. Questo è lo scenario in cui lavoriamo e che vogliamo cambiare. Come? Portando i bambini a scuola, dando loro cibo e garantendo le cure mediche. La scuola è fondamentale per dare ad un bambino un futuro diverso, perché solo con lo studio avrà la possibilità di uscire dalla baraccopoli e dal circolo della povertà estrema in cui è nato. Così come è fondamentale dargli sostegno alimentare, non solo per la sua salute e per la sua crescita, ma anche per venire incontro alle esigenze della sua famiglia. Un bambino che smette di lavorare per andare a scuola può diventare fonte di preoccupazione per i genitori, perché rappresenta un'altra bocca da sfamare. E le famiglie nelle baraccopoli non riescono a garantire 3 pasti al giorno ai propri figli. Distribuendo la merenda e il pranzo a scuola, invece, i genitori devono occuparsi soltanto della cena e riescono a mettere del cibo in tavola anche con quel poco che guadagnano durante la giornata. Garantire le cure mediche non vuol dire soltanto distribuire medicinali, ma anche dare sostegno psicologico per i bambini. Moltissimi hanno bisogno di aiuto per elaborare e superare i traumi subiti. Per farlo, occorre lavorare su ogni singolo bambino, conoscerne le storie e aiutarlo in un percorso di crescita corretta. Le difficoltà della vita nelle baraccopoli colpiscono soprattutto le categorie più vulnerabili. Colpiscono i tantissimi bambini che vivono negli slum, bambini per cui è giusto lottare. Vuoi conoscere meglio la realtà dello slum di Nairobi? Clicca qui e iscriviti al canale.